Intanto ringrazio gli organizzatori del convegno per avermi dato l'opportunità e l'onore di sedere a questo tavolo insieme con maestri del diritto come il professor Morbidelli, il professor Scigno, che ha tenuto un battesimo alla mia prima monografia in un tema di intenzione, diciamo, particolarmente legato al professor Scigno. Allora, il mio tema, sapete, è il tesseramento nei rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale, quindi proseguo, diciamo, un po' il discorso, ovviamente non a livello del professor Scigno, ma fatto dal professor. Allora, l'ordinamento sportivo, il cui rapporto con i pubblici poteri era sempre basato su contingenti rapporti di forza, rappresenta, come è stato ricordato in una nota sentenza della Corte Costituzionale, uno dei più significativi ordinamenti autonomi che vengono a contatto con quello statale. È noto tuttavia come, in un ancora recente passato, e più precisamente negli anni 90, a seguito della celebre sentenza Bormann, tale autonomia abbia cominciato a vacillare, non tanto per un indebolimento dell'ordinamento sportivo, che anzi è diventato sempre più forte nell'incidere sull'economia e persino sulle politiche nazionali, quanto piuttosto a causa della difficoltà di conciliare il continuo incontro-scontro tra valori promananti da diversi ordinamenti giuridici, statali, sovranazionali, settoriali e addirittura virtuali, ormai costretti, per così dire, a fare i conti l'uno con l'altro nel bilancio globale. Sicché, proprio con riferimento alla tradizionale autonomia dell'ordinamento sportivo, talune è giunto ad affermare che in molteplici settori, un tempo blindati, lo Stato si sia appropriato dell'ordinamento sportivo. Sono sempre più numerose, infatti, le decisioni dei giudici statali, talune delle quali hanno addirittura restrinto i campionati di calcio, che la dottrina ha ritenuto lesivi di tale autonomia. In senso opposto, occorre però considerare che la forza di persuasione dell'ordinamento sportivo è talmente incisiva da costringere talora l'ordinamento statale a cedere il passo e a modificare proprie disposizioni normative per renderle compatibili con le regole dello sport. Così è di fatto avvenuto in numerose vicende assunte agli onori della cronaca. Cito il caso della Nigeria, il caso dell'Iran, del Kenya, dell'Albania, dove l'ordinamento sportivo ha costretto lo Stato a ritirare precedenti provvedimenti. Così, dicevo, è avvenuto in numerose vicende assunte agli onori della cronaca, tra le quali si segnala quella recentissima, voltasi per l'appunto nei primi mesi di quest'anno, che ha interessato lo Stato greco, il quale, dopo aver emanato un provvedimento di cancellazione della Coppa di Grecia di calcio, è stato costretto ad annullare questo provvedimento, giacché la FIFA gli aveva comunicato che in caso contrario avrebbe combinato agli enti sportivi greci la squalifica dalle competizioni internazionali. Sotto altro profilo, ma nella stessa dimensione poi, è banale osservare che vi sono pur sempre ambiti, settori o istituti giuridici tipicamente sportivi, tra virgolette, la cui regolamentazione non rientrava e o non rientra tra i fini contingenti dello Stato. Te ne parlavo anche oggi pomeriggio. Ed è proprio in quest'anno che fino a poco tempo addietro si è collocato l'istituto del tesseramento, quale ha, comportando l'acquisto in capo alle persone fisiche
della qualifica di soggetto dell'ordinamento sportivo non aveva rivestito significativo interesse per l'ordinamento statale. Se non che il tema della cittadinanza, e per quanto qui interessa quello dell'acquisto della cittadinanza sportiva, ha assunto negli ultimi anni una spiccata vitalità nel dibattito politico e nelle riflessioni giuridiche, non soltanto a causa del processo di integrazione comunitaria e dunque dell'affermazione dello status di cittadino europeo, dell'intensificarsi degli scambi internazionali e dunque della circolazione delle persone all'interno del mercato e dell'aumento esponenziale del fenomeno della immigrazione clandestina, ma anche alla luce della considerazione, per così dire statistica, che l'Italia, la terra di emigrazione, è divenuta terra di immigrazione, anche ovviamente di giovani. Si è pertanto riacceso il dibattito sulla dicotomia ius soli, ius sanguinis. Orbene, l'estremo interesse e la stringente attualità delle questioni legate all'acquisto della cittadinanza italiana da parte degli stranieri, unitamente alla sempre maggiore rilevanza delle attività sportive e alla crescente immigrazione di potenziali fenomeni, chiamiamoli così, sportivi, ha indotto lo Stato a regolamentare anche la materia tradizionalmente estranea ai propri fini del tesseramento, intervenendo così sull'acquisto di uno status, quello di sportivo, destinato ad esplicarsi in un ordinamento altro e autonomo. Detto in modo esplicito, nelle more dell'iter per la riforma della normativa in materia di cittadinanza, il legislatore italiano, con la recente legge del 20 gennaio 2016, ha introdotto quello che viene comunemente denominato come ius soli sportivo. Si è così recepito in materia di tesseramento il principio già presente in alcune federazioni sportive della sostanziale equiparazione di minori stranieri ai minori italiani, conformemente a quanto previsto dall'articolo 1 dello Statuto del CONI, secondo cui questo ente, tra virgolette, detta principi ed emana regolamenti in tema di tesseramento e utilizzazione degli atleti di provenienza estera, al fine di promuovere la competitività delle squadre nazionali, di salvaguardare il patrimonio sportivo nazionale e di tutelare i vivai giovanili. Regola questa che, pur non influendo apparentemente sulla cittadinanza, la legge infatti si riferisce espressamente ai minori di anni 18 che non sono cittadini italiani, ma influendo sul tesseramento, vale a dire sull'istituto tipico del diritto sportivo, consente comunque al minore straniero che, per così dire, abbia calpestato i campi nazionali sin dalla tenera età di entrare a far parte dell'ordinamento sportivo italiano, contribuendo così ad arricchire quel patrimonio sportivo nazionale di cui parla la norma citata dello Statuto. Orbene, la nuova legge pone già un primo approccio a molteplici interrogativi che rischiano di ridurne la portata innovativa o addirittura di paralizzarne l'efficacia, specialmente se esaminata alla luce dei rapporti tra ordinamenti giuridici e alla luce delle normative federali. Interrogativi già emersi durante i lavori preparatori, con particolare riguardo all'operatività di taluni fondamentali principi di diritto internazionale in materia di cittadinanza. Si pensi alla limitazione del disposto normativo ai residenti almeno dal compimento dei 10 anni e alla circostanza che essa determina l'esclusione di molti minori
il cui diritto alla parità di trattamento con i minori italiani sarebbe viceversa garantito dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo. Si pensi ancora che un'interpretazione restrittiva del concetto di regolarmente residenti potrebbe determinare l'esclusione per tutti quei minori che, pur avendo risieduto per molti anni, se non dalla nascita, sul territorio italiano, non siano in possesso di un'iscrizione anagrafica o di un permesso di soggiorno valido. Appare proprio confliggere con il testo unico immigrazione, il quale prevede che, indipendentemente giuridica dei genitori, il minore non possa mai essere considerato giuridicamente regolare, come ci ha ricordato oggi pomeriggio il professore, che ha avuto la discussione con la professoressa Santoro. Ma al di là delle problematiche, per così dire, di ordine pubblico che la nuova normativa presenta, è opportuno ribadire che attraverso l'adozione della legge l'ordinamento statale, se da un lato ha recepito regole già dettate dall'ordinamento sportivo, o quantomeno una parte dell'ordinamento sportivo costituita da talune federazioni che in ossequio ai principi di non discriminazione avevano sostanzialmente equiparato i nomi stranieri a quelli italiani, ha dall'altro inciso su uno status destinato ad operare un ordinamento altro, quello di soggetto minore che, sebbene privo della cittadinanza italiana, diviene cittadino dell'ordinamento sportivo. Emblematica sotto questo profilo la disciplina del settore calcistico, ove la FIFA ha fino ad oggi rivendicato la propria autonomia in materia, sottoponendo la richiesta di tesseramento all'approvazione di un proprio organo interno, che poi è la sottocommissione. In particolare, l'articolo 19 del regolamento FIFA su status e trasferimento dei calciatori, dopo aver vietato i trasferimenti internazionali dei calciatori minorenni, nonché, ed è quello che maggiormente occorre sottolineare, il tesseramento dei calciatori con nazionalità diversa da quella del paese nel quale richiedono di essere tesserati per la prima volta, fissa le seguenti tre eccezioni. Prima, i genitori del ragazzo si sono trasferiti nel paese della società per motivi non legati al calcio. Secondo, il calciatore ha più di 16 anni e il trasferimento avviene all'interno del territorio dell'Unione Europea. Ma in questo caso il club deve fornire comprovate garanzie di sostegno scolastico e così. Terza eccezione, il minore qui a 50 km di distanza dal confine con l'altro paese. Queste sono le tre eccezioni. Se non c'è niente di queste tre eccezioni, niente trasferimento. Ma con riferimento al primo tesseramento, poi una recente giurisprudenza federale ha introdotto una quarta denominata regola dei 5 anni, secondo cui l'under 18 straniero deve aver vissuto ininterrottamente per un minimo di 5 anni nel paese nel quale intende essere tesserato. Le previsioni dell'articolo 19 del regolamento FIFA che ho appena letto sono state più volte oggetto di critica sotto il profilo della eccessiva rigidità. Pur ammettendo la necessità di allentare il rigore della procedura prevista, occorre comunque tenere presente che esso si giustifica con l'esigenza di salvaguardare e proteggere da possibili sfruttamenti economici proprio i minori, la tratta dei minori di cui si è parlato prima della via dell'azione, nonché al contempo di garantire la presenza nei vari giovanili di atleti da cui attingere per le rispettive rappresentanze. Orbene, la legge in discussione, in commento di cui stiamo parlando, rivela la propria peculiarità, ma dove salta, per così dire, l'ostacolo costituito dalla procedura FIFA,
e direttamente riconosce in capo ai minori extraeuropei il diritto, al pari dei loro coetanei italiani, di tesserarsi presso una società o associazione sportiva. Di fatto, dunque, bypassando ed esautorando la FIFA del potere sino ad ora riconosciuto. A fronte di una così così decisa invasione della propria autonomia, potrebbe sorprendere la circostanza che la FIFA, contrariamente a quanto già praticato con esiti positivi in precedenti occasioni, all'inizio vi ho parlato dei casi Grecia, Albania, Iran, Iraq, ce n'è parecchio, non abbia inviato un ultimatum allo Stato italiano imponendogli di annullare la legge pena l'esclusione, così come ha fatto con gli altri Stati, pena l'esclusione della nazionale e delle squadre di club italiani dalle competizioni internazionali. Questo non è avvenuto. Ciò probabilmente si spiega considerando che la legge non coinvolge soltanto la Federcalcio e quindi lo sport del calcio, come era avvenuto nelle vicende richiamate prima in apertura, ma tutte le federazioni sportive, specialmente internazionali. Federazioni sportive che, quali monadi titolari di propri specifici interessi, spesso tra loro non convergenti, avrebbero dovuto concordare una comune linea di azione tendente all'abrogazione della legge. A ciò si aggiunga che, come evidenziato nella relazione della professoressa Santoro, da un lato la legge nella sua valutazione complessiva, vale a dire riferita a tutte le federazioni sportive, a tutte le discipline sportive associate, non sembra possedere quella portata innovativa e dirompente che gli si vorrebbe attribuire, e dall'altro ritengo che l'ordinamento sportivo potrebbe mostrare segni davvero decisivi, se volesse, di inottemperanza ai dettami della legge. Ad ogni modo, la reale incidenza della legge su taluni aspetti nodali balza immediatamente in evidenza esaminando il suo secondo comma, secondo il quale il tesseramento di cui al comma prima resta valido dopo il compimento del 18° anno di età fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana. Qui infatti si ha la netta sensazione che tale disposizione abbia voluto incidere sulla durata del tesseramento sportivo, che di regola, alla luce dei regolamenti federali, coincide con un anno. In altri termini, il legislatore ha abolito la necessità del suo rinnovo al termine della stagione sportiva di pertinenza, creando così una sorta di tesseramento sportivo sine die, ed entrando prepotentemente in un'area sensibile dell'autonomia anche economica delle singole federazioni. Si pensi al rinnovo delle quote annuali di ingresso federali. L'interpretazione proposta si fonda non soltanto sulla circostanza che in sede di lavori preparatori la norma che prevedeva la validità del tesseramento per un solo anno dal compimento del 18° anno di età, così c'era scritto, sia stata modificata nell'attuale formulazione legislativa che invece parla di validità fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana, procedure che, si è detto per inciso, si completano mediamente dopo 3 anni dalla domanda, la statistica. Ma soprattutto, dicevo, si fonda non solo su questa circostanza della non incorporata delle preparatorie, ma soprattutto sulla dichiarata razza della legge consistente nell'integrazione sociale. Integrazione sociale che, così opinando, appare più efficace e duratura senz'altro. Né in senso opposto si potrebbe osservare che la norma si riferisce al tesseramento di cui al primo comma, e cioè a quello annuale attualmente praticato nel mondo sportivo per i cittadini italiani, già che a ben vedere
il richiamo al predetto tesseramento e la sua equiparazione al tesseramento dei cittadini italiani, effettuato non già con riferimento alla sua struttura, alla sua funzione, al suo contenuto e alle sue modalità di svolgimento, ma esclusivamente, dice la legge, con riferimento alle formalità procedurali. Se si accettano i precedenti rilievi, il gioco forza a concludere nel senso che la legge tradisce le finalità non discriminatorie che si proponeva di attuare, mettendo capo, per così dire, ad una discriminazione all'inverso, che tuttavia, voglio formare i costituzionalisti, potrebbe giustificarsi sulla base dei decisivi interessi pubblici connessi al tesseramento in questione. Ed infatti, quantomeno sotto il profilo economico, il cittadino italiano sarà svantaggiato rispetto allo straniero, dovendo provvedere a versare annualmente una quota a titolo di tesseramento che viceversa il cittadino straniero, in attesa di ottenere la cittadinanza, non sarà ovviamente a versare. Sto per finire, non mi preoccupa. Ed è sempre l'esame del secondo comma della legge che pone in evidenza ulteriori profili problematici e induce pertanto ad accertare se la permanente validità del tesseramento parlato derivi quasi in modo automatico dalla formale richiesta di cittadinanza italiana da parte degli sportivi stranieri o da una richiesta qualificata, vale a dire da una richiesta suffragata dalla ricorrenza dei presupposti di cui è la legge 5 febbraio 92 numero 91, come c'è scritto nella legge. L'interpretazione letterale sembrerebbe confermare la seconda ipotesi, già che il termine ricorrendo usato dal legislatore equivale all'espressione qualora ricorrano. Tuttavia, in senso opposto, può subito osservarsi che, se così fosse, sarebbe agevole notare che la legge in commento non individua quale sia il soggetto abilitato a valutare la ricorrenza dei menzionati presupposti ai fini della validità del tesseramento dal 18° anno di età fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana, ripeto, mediamente 3 anni. Per essere più chiari, la legge non precisa a quale ordinamento statale o sportivo spetterà nell'immediato, appena arriva la domanda, valutare la presenza dei presupposti richiesti dalla legge. Va da sé tuttavia che, nelle more che lo Stato si pronunci sulla richiesta di cittadinanza e sui predetti presupposti, potrebbe spettare soltanto all'ordinamento sportivo, o meglio alle società sportive, peraltro in analogia con quanto previsto dal primo comma in caso di tesseramento del minorenne, la valutazione dei predetti presupposti. Se non che una simile eventualità non è in astratto percepibile né realizzabile in concreto e forse nemmeno immaginabile. Ed in vero, le società sportive non sono dotate di strumenti idonei a valutare la ricorrenza dei presupposti più volte richiamati, valutazione cui potrebbe essere correlata una loro eventuale responsabilità in caso di successivo provvedimento di riforma della volontà statale. L'ordinamento sportivo ti dice di testa, no? E quando non gli dà la cittadinanza. Quindi dicevo, non sono dotate di strumenti, specialmente che si consideri che, come la giurisprudenza ha sottolineato, il provvedimento di concessione della cittadinanza rientra tradizionalmente tra gli atti di alta amministrazione, cui consegue un altissimo grado di discrezionalità in capo all'amministrazione. Si pensi, ad esempio, all'ipotesi in cui il richiedente abbia contatti con appartenenti ad organizzazioni estremistiche. L'interpretazione prospettata, pertanto, porterebbe ad una paralisi nel mondo dello sport, con una sostanziale impossibilità di applicazione della norma e di una sua implicita
Ormai a questo punto, nonostante la interpretazione letterale di nel senso opposto, orbene a questo punto l'operatività del principio di conservazione induce a ritenere azzardata un'interpretazione abrogativa dell'intero disposto e suggerisce viceversa una lettura delle norme giuridiche nel senso in cui producano qualche effetto e non già nel senso in cui non ne producano alcuno. Così facendo, volendo pertanto salvare la vigenza concreta dell'intera norma, deve convenirsi nel senso che l'ordinamento sportivo, ai fini della persistente validità del tesseramento, non sarà tenuto a portare, oltre alla presentazione della formale domanda di cittadinanza, anche la ricorrenza dei menzionati. Stando così le cose, però, ho veramente finito, non può escludersi che lo straniero, dopo aver presentato la menzionata istanza, eserciti pienamente lo status di tesserato, ma che successivamente la mancata concessione della cittadinanza italiana faccia venire meno il tesseramento stesso, tesseramento irregolare quindi. E qui, specialmente con riferimento agli eventuali guadagni più o meno sommersi conseguiti dall'atleta, potrà porsi il problema della valutazione dell'attività sportiva esercitata a medio tempo e della legittimità della ripetizione proprio dei menzionati guadagni dalla parte dell'ente sportivo. Restituisci ciò che ti ho dato, è esattamente tesserato regolarmente. Al riguardo tuttavia non dovrebbero esserci eccessivi dubbi o perplessità. Ed infatti, sia che si configuri il tesseramento come atto di autonomia privata nel rapporto tra atleti ed ente sportivo, sia che lo si qualifichi atto amministrativo, quale estrinsecazione del potere pubblicistico spettante al CONI, al Mondiale, federazioni sportive, incidente su interessi legittimi, i guadagni conseguiti dall'atleta non saranno ripetibili dall'ente sportivo, in applicazione del principio della prestazione di fatto in violazione di legge nella prima ipotesi. Tesseramento privato, diciamo, e in forza dell'operatività del brocardo factum infectum quiescent nell'agire della pubblica amministrazione nella seconda ipotesi. A questo punto, e volendo concludere, potrebbe ritenersi che attraverso l'adozione della norma dell'articolo della legge in questione il legislatore abbia voluto incidere significativamente sull'autonomia dell'ordinamento giuridico. Tuttavia, al fine di valutare la reale portata della normativa in esame, al fine cioè di stabilire se essa configuri davvero un'ulteriore appropriazione da parte dell'ordinamento statale dell'ordinamento sportivo, occorrerà attendere, per così dire, le reazioni dell'ordinamento sportivo. Ordinamento sportivo che valuterà se uniformarsi ai principi prodotti dal legislatore o se imporre i propri principi facendo ricorso alla sua forza di persuasione. Ciò è un'ulteriore riprova che, se è vero, come ha detto una vecchia sentenza del 78 della Cassazione, che la normativa dell'ordinamento giuridico sportivo contenuta nei regolamenti della federazione sportiva che disciplina rapporti negoziali ha efficacia soltanto nell'interno dell'ordinamento giuridico sportivo, non anche nell'ambito dell'ordinamento giuridico statale, è anche vero che laddove l'ordinamento statale richiami principi o istituti giuridici che promanano dal mondo dello sport, non potrà discostarsi dal significato che tali principi hanno assunto nell'ordinamento giuridico altro del quale costituiscono espressione. Grazie per l'attenzione.